Eccoci a Coimbra, principale centro della Beira Litoral, terza città portoghese per importanza con circa 150.000 abitanti. Dominata dall'alta torre della sua antica università, Coimbra è completamente arroccata sulle pendici di un colle. La città, bagnata dal fiume Mondego, è divisa in due parti, la zona alta costituita dal nucleo storico e la zona bassa destinata a negozi e spazi verdi. Attraversiamo il fiume e iniziamo quindi la nostra visita partendo dalla città bassa. La Rua Borges è la via principale, ricca di negozi anche storici come questa antica farmacia, e termina nella piccola piazza di Santa Cruz. Al centro di questa piccola e graziosa piazza sorge il monastero di Santa Cruz, con una ricca decorazione scultorea aggiunta successivamente nel Settecento intorno a un incongruo portale. L'edificio è di particolare interesse per le notevoli sculture di artisti della scuola rinascimentale di Coimbra. La parte inferiore della navata è decorata con azulejos raffiguranti episodi della vita di Sant'Agostino. La copertura a volta è sostenuta da colonne e mensole di stile manuelino. Si accede al centro storico attraversando il famoso Arco de Almedina, antica porta moresca che dà accesso alla città alta. Anticamente questa parte della città non era altro che la Medina araba. L'ambiente della città alta mantiene la sua antica fisionomia con scalinate, vie e vicoli in forte pendenza. Si continua così fino alla Sé Velha, ovvero la cattedrale vecchia, per poi salire ancora fino alla parte più alta del colle, dove ha sede la città universitaria. Unica università del Portogallo fino alla fondazione di quella di Lisbona nel 1911, l'Università di Coimbra, di cui stiamo ammirando in queste immagini il bellissimo Patio des Escolas, mantiene tutt'oggi alcune tradizioni legate alla vita universitaria, tra le quali la più caratteristica è sicuramente la figura dello studente che indossa la tradizionale cappa nera con nastri e stemmi con un loro specifico significato, come ci spiega questo studente. È estirata? Sì. Il mio corso, la mia facoltà, l'accademia, il mio paese e una frase del mio primo anno. Sobre uma cadeira no meu primeiro ano e a minha secção, que eu toco falo. Ok. Muito grazie. Obrigado. Nada. Trascorrere una serata a Coimbra significa prima di tutto ascoltare la tradizionale musica fado, per la quale la città è sicuramente al primo posto in Portogallo, proprio perché è nata nel contesto universitario. Per questo spettacolo sicuramente il Caffè Santa Cruz è il più accreditato. Ci sistemiamo in questo vecchio e bellissimo locale, ricavato all'interno di una vecchia cappella dell'omonimo monastero, bevendo del vino porto in attesa dei musicisti. Noi sappiamo che ci sono persone che sanno bene che è il fato di Coimbra, che è la canzone di Coimbra. La bravura e la professionalità di questi artisti nel loro genere musicale è indiscutibile, ma per noi forse un po' troppo triste nel nostro contesto di vacanze ed allegria. Per cui ce ne torniamo da dove eravamo partiti e questa volta puntiamo su Sintra e Cabo de Roca, altri due località da non perdere.